grazie e buon ascolto. Dovevo leggere una comunicazione da parte del Festival. Festa di Scienza e di Filosofia, Virtù e Conoscenza ringrazia l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto Nazionale di Astrofisica per aver dedicato all'edizione del 2017 l'ultimo numero della rivista Global Science. Le copie della rivista, in distribuzione gratuita, si ritrovano all'ingresso delle sale dove si svolgono le conferenze e le attività di Festa di Scienza e Filosofia. Grazie e buon ascolto. Buongiorno a tutti, si sente, sì. Allora, io introdurrò, diciamo, i due ragionamenti intorno alle fiabe della scienza in particolare. Quindi scrittori o scienziati che sono riusciti a comunicare concetti scientifici attraverso la fiaba e comunque attraverso il fantastico, ma ho preparato proprio per questa iniziativa un breve video che ci serve un po' da introduzione, un po' da suggestione e poi inizierò a chiacchierare. Possiamo spegnere, se no... Puoi dirla quella parola? Ti amo, Giletta. Ancora. Ripetila ancora una volta. Ti amerò sempre, credimi. L'impossibile è la mia meta. Che cosa faremo ormai? Tu non hai più niente da chiedermi. Io non ho più niente da darti. Ciò che potevo fare l'ho fatto. Ti ho amato più di quanto una creatura umana possa amare. Tu non cesserai mai di amarmi.
quanto è facile trovar quel po' che occorre per campare. Chi siete? Sono la tua fata madrina, cara. Le fate non esistono. Fammi indossare una cosa più appropriata. Così va meglio. È bellissimo. From the night and the roaring wind, cast out of shadows by the unknown hand. E da quando ero piccolo che sognavo di venire qui, è l'ambizione della mia vita, unirmi ai cavalieri di casa. Across the water she clings to me, and in the rising calm I feel her at my side. Avete il mantello di un principe, ma siete una bestia crudele e solitaria. Cosa sapete di me? Nulla! Avete ragione, raccontatemi del vostro passato. Sono molto diverso da com'ero. Lasciatevi andare. Proviene dal castello abbandonato. Se ti accompagno, recuperi il resto del tesoro e annulli il mio debito. Siete lì. Se non tornerete, passare se potrete.
sfida, comunque ne parleremo adesso. Ecco, ho voluto preparare questo video proprio per entrare dentro all'atmosfera della fiaba e anche della scienza, come avete visto alla fine. Prendo spunto da due o tre elementi. Uno è l'inizio, la frase di Kurt Gödel. Mi aveva colpito quando l'ho letto, lui l'ha scritto in una delle lettere a sua madre, perché non è un poeta, non è uno scrittore, è ritenuto uno dei maggiori logici dopo Aristotele e uno dei grandi del Novecento, oltre ad essere filosofo e matematico. E io ho cercato di capire perché proprio lui scrive una frase del genere. Solo le favole potrebbero dare un senso e un significato al mondo. Kurt Gödel è noto perché dimostra come in un sistema formale dell'aritmetica potente esistono alcune proposizioni che non possono essere dimostrate né vere né false. Quindi il sistema è incompleto. Molti hanno visto questo come uno scacco matto alla scienza, in realtà è sbagliato, semplicemente è uno scacco matto all'onnipotenza della scienza, questo sì, la scienza è un percorso, noi lo sappiamo, le teorie si susseguono, si incontrano, si scontrano, si approfondiscono attraverso prove empiriche, questo è la scienza, quindi è un viaggio continuo. Però Gödel non pensava che i numeri non esistessero. Per lui esistevano in un mondo un po' astratto, come le idee di Platone. E si arrivava a loro attraverso l'intuizione. Quindi io penso che proprio la parola intuizione sia un po' la chiave per capire la frase sulle favole. Le favole non offrono un senso compiuto, sono incomplete per natura, perché suggeriscono, e attraverso quindi l'intuizione che loro ci offrono, io ho cercato un po' di mostrarvelo anche attraverso il video, offrono possibili sensi al nostro mondo, quindi questa è la magia e la meraviglia delle favole e delle fiabe, già che ci sono, dico un attimo una differenza perché poi ci servirà, sono tutte e due favole e fiabe molto antiche, la tradizione era orale prima che poi fossero scritte e servivano alla comunità, quindi non erano dedicate ai bambini, per semplicemente raccontarsi storie dopo il lavoro o anche durante lavori ripetitivi. Le favole sono brevi e trattano in generale di animali che mimano un po' i nostri vizi e le nostre virtù e hanno una morale esplicita. Le fiabe invece no. Nelle fiabe c'è un protagonista, in genere è il minore di tre fratelli o di tre sorelle, un po' ingenuo, ma di buon cuore, in genere la femmina è la più bella, e per motivi di vario genere, alle volte i genitori li vendono, li scacciano, alle volte no, iniziano un viaggio. Devono affrontare pericoli, prove, per arrivare a ottenere qualcosa, può essere sposare la principessa, il principe o anche diventare ricchi. Comunque devono superare prove e sono aiutati da animali, da elfi, da fate, oppure ci sono degli antagonisti come possono essere streghe, comunque esseri che vogliono impedire che loro raggiungano lo scopo. E non hanno una morale esplicita. Questo è molto importante. E proprio questo discorso delle favole e delle fiabe introduce un po' due fiabe che ho scelto, fiabe scientifiche, che sono state scritte da Louis Stevenson. Vi ricordate il caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, l'isola del tesoro, eccetera. Mi ha incuriosito un po' la storia di queste due favole che si intitolano Uno l'orologiaio e l'altro lo scimmione scientifico, perché sono state dimenticate, tra virgolette, per un secolo. Allora, lui muore verso la fine dell'Ottocento, un suo amico
pubblica delle favole, lui aveva già preparato, e però toglie queste due. Vengono pubblicate 90 anni dopo in lingua francese e 20 anni dopo, quindi nel 2005, in Inghilterra e poi negli altri paesi. E io sono rimasta colpita da questa cosa e poi cercheremo di capire perché. Allora, Stevenson, che è molto caustico e molto beffardo, si domanda nella prefazione a Favole di un suo amico, che aveva pubblicato un libro di favole in versi, si chiede se le favole possono avere un senso oggi. E lui dice, dopo Darwin noi non possiamo immaginare di trattare gli animali e comunque considerarli una brutta fotocopia nostra, brutta o bella, seconda, perché hanno sempre più una loro identità. In questo senso, faccio una parentesi, vi citavo la storia vera che sembra una fiaba, quella che vi dicevo di Cuni, raccontata da Franz De Waal, di cui se avete voglia, se vi piacciono gli animali, leggete pure tutti i libri che sono bellissimi. Lui è un primatologo ed è un biologo evoluzionista ed è anche un bravissimo scrittore, cosa che non è automatica per uno che fa divulgazione scientifica. E narra questa storia di Cuni, che è uno scimpanzé bonobo, delle due specie è quella più piccola, è molto empatico, una specie molto empatica, però volevo farvi notare una cosa che è interessante. Cuni ha sì accudito lo storno quando sembrava fosse ferito e comunque aveva qualcosa che non funzionava, però ha fatto altre cose, è salito sull'albero più alto, gli ha aperto le ali e ha provato a farlo volare. Cosa significa? Che lui ha osservato una specie diversa dalla sua, non solo, ha agito di conseguenza. Cioè lui ha capito che un uccello vola in alto e con le ali spiegate, quindi ha cercato di capire se questo animale, poi questo uccello, poteva volare se era sano. Lo storno è precipitato al suolo, però lui l'ha accudito fino a quando si è ripreso. Ecco, questo è uno dei numerosi esempi che l'etologia ci propone, soprattutto dagli anni 70 in poi. Io dico gli anni 70 perché è l'anno in cui per la prima volta nella storia della scienza tre etologi, Lorenz, von Frisch e Tinbergen, ottengono il Nobel. Non è una cosa da poco, è un cambiamento di mentalità. E oggi gli animali ci offrono moltissime conoscenze del loro modo di essere. Torniamo a Stevenson. Allora, Stevenson aveva anche una tradizione sua personale di scienziato, perché aveva studiato ingegneria all'inizio e aveva molti amici scienziati, e lui condivideva profondamente il pensiero darwiniano, però si era accorto come scrittore anche, quindi un po' le antenne sensibili, come nella cultura vittoriana in cui viveva il pensiero di Darwin avesse un po' destabilizzato, spaesato la gente, sia per l'introduzione della casualità, eccetera, soprattutto perché il sapiens non era più un livello più alto, o perché era una creatura prediletta di Dio, o perché aveva la ragione, l'autocoscienza e così via, quindi era un gradino più alto degli altri. No, le differenze tra gli esseri viventi erano di grado, come ci dice Charles Darwin. Ecco, vi leggo un passaggio di Darwin che è esattamente il pensiero di Stevenson. Animali con affetto, imitazione, paura, dolore, dispiacere per i morti, rispetto, nostri compagni, fratelli in dolore, malattie, morte, sofferenze e fame, nostri schiavi nel lavoro più faticoso, nostri compagni negli svaghi, dalla nostra origine essi probabilmente condividono un comune antenato, potremmo essere tutti legati in un'unica rete. Allora, questo discorso di condivisione appartiene al pensiero di Stevenson. Lui scrive questi due racconti, queste due favole, come li chiama, però dice che le favole moderne appunto non possono più offrire una morale, perché viviamo in un mondo troppo complicato.
e quindi ognuno di noi attraverso la storia deve cogliere quello che per lui ha un senso. Infatti tutti e due i manoscritti in fondo hanno la parola morale e poi lo spazio bianco, che è significativo. Non vi racconto tutto, non vi faccio proprio una sintesi delle due favole, se no mi tolgo la soddisfazione di leggerle, però vi dico qualcosa. Allora, L'orologiaio è ambientato in una stanza dove c'è una caraffa. Dentro la caraffa ci sono dei microorganismi scienziati, i quali si chiedono che cosa c'è nell'universo. L'universo per loro è la sedia, il tavolo, l'orologio, le finestre. Alcuni si domandano se c'è l'acqua o meno, e insomma c'è un dibattito molto acceso. Le leggende raccontano che periodicamente entra un uomo, il quale con una specie di luce mette a posto le lancette dell'orologio e poi esce. E alcuni si domandano, ma questo orologiaio si occuperà dell'universo? Ne avrà cura? Metterà ordine? E questa è una scuola di pensiero, i deisti. Dall'altra parte ci sono gli altri che dicono, beh, possiamo immaginare tutto, tanto non abbiamo possibili prove. Perciò c'è un dibattito molto acceso. Adesso lascio i puntini di sospensione, se no vi dico come va a finire. E questo è una. Quindi già questo, noterete, è un tema un po' caldo, sia per in generale l'opinione pubblica, sia in ambito scientifico. L'altro tema dell'altra favola, lo scimmione scientifico, è ambientata nelle Indie occidentali. Qui vive un gruppo di grandi scimmie e c'è anche una casa dove c'è un laboratorio di uno scienziato che per aumentare le proprie conoscenze utilizza la vivisezione. Cattura una di queste grandi scimmie, il quale però, questa scimmia riesce però a osservare delle cose, soprattutto riesce a scappare. Scappa, torna dal gruppo, parla con gli altri e dice, ma però potremmo anche noi provare a usare la vivisezione, se aumenta le conoscenze potremmo evolverci. Il capo che arriva, l'alfa, dice, non occupiamoci di queste cose, noi abbiamo le nostre tradizioni come specie, continuiamo con queste. C'è un dibattito molto acceso fra quelli invece favorevoli. Uno dice, beh, ma però dicono che noi animali, che tutti gli animali sono degli automi. Però se sono degli automi non ci possono insegnare niente. Se non lo sono, allora soffrono. Faccio una parentesi. Dunque, Stevenson scrive queste cose alla fine dell'Ottocento. Tendo a precisare. Era un po' il pensiero che ci ricorda Cartesio, dove il corpo era una macchina, e nella prima metà del Novecento una scuola che è diventata importante nell'intendere gli animali tutti, umani e non umani, i comportamentisti, ritenevano che appunto si potesse soltanto osservare il comportamento, se il cervello e la mente era una scatola nera inconoscibile, e quindi usare la punizione e il premio. Fra l'altro Franz De Waal, che vi dicevo prima, sottolineava, lui e molti altri, che gli animali venivano tenuti all'80% del loro peso per essere motivati a mangiare. Chiudo questa parentesi. C'è questo dibattito, vi dicevo, fra le scimmie. Alla fine uno dice, però gli uomini hanno il fucile, come possiamo catturarli? E uno dice, catturiamo il neonato, il figlio dello scienziato. Allora prendono questo neonato, però c'è un parapiglia, rumore, il bambino che piange, eccetera. Qui vi dico come va a finire, perché finisce comunque bene, perché arriva il capo e dice... possono delle scimmie abbassarsi a tale barbarie? Riportate quel neonato al suo posto. Non hai una mente scientifica? Non so se ha una mente scientifica o meno, ma ho un bastone molto grosso e se sfiori quel bambino lo userò per romperti la testa. E quindi questo racconto finisce così. Vi faccio qui un'altra parentesi. Nel periodo in cui Stevenson scrive, e scrive questa storia,
c'era un grande dibattito in Inghilterra sul discorso della vivisezione, a cui partecipò abbastanza malvolentieri anche Darwin, fu coinvolto, e siamo appunto verso la fine dell'Ottocento, perché allora però si usavano dei testi veramente molto crudi, non c'era l'anestesia, oppure era molto, molto grossolana, e si usavano senza criterio i test. Charles Darwin, in uno dei suoi documenti, delle sue lettere, scrive: voi chiedete la mia opinione sulla vivisezione. Sono abbastanza d'accordo che sia giustificabile per effettuare ricerche reali sulla fisiologia, ma non per una mera dannata e detestabile curiosità. Ognuno ha sentito del cane che, soffrendo sotto la vivisezione, lambiva la mano del chirurgo, il quale, anche se l'operazione era pienamente giustificata dall'aumento delle conoscenze che ne sarebbe derivato, o anche se aveva un cuore di pietra, deve aver provato rimorso fino alle ultime ore della sua vita. Allora, io direi di chiudere queste due favole, che spunti ce ne sono, e invece parlo di un'altra fiaba questa volta, secondo me, a metà strada tra la fiaba e il racconto di fantascienza, scritto questa volta da un grande scienziato. Siamo nel 1609 a Praga e l'autore di Somnium è Giovanni Keplero. Allora, qui lo scopo è quello di divulgare la teoria copernicana, però lo fa attraverso una narrazione, perché in effetti, devo dire, la magia del raccontare è molto, arriva dove la sola parola detta, così un po' freddamente, non arriva. Io dico anche una fiaba perché ne ha la struttura. Allora, Keplero sta dormendo, questo inizia proprio così la storia, sta leggendo un libro di una grande eroina delle leggende boeme, Ulissa, e che è anche una grande maga, si addormenta, delle fate portano a lui un libro che narra la storia di un ragazzo di 14 anni, duro coto, il quale vive poveramente con la madre che vende, fa decotti, vende erbe e così via, e una volta per sbaglio a lui cade un sacchettino con queste erbe, la madre si arrabbia moltissimo, lo vende a un comandante di vascello. Il comandante di vascello porta le merci e a un certo punto deve consegnare una lettera a Tito Brahe. Ora, Tito Brahe, grande astronomo, è stato uno dei maestri di Keplero, veramente. E nel racconto, in Somnium, arrivano da questo grande astronomo, gli danno la lettera e il comandante di vascello dice a questo scienziato se per favore poteva occuparsi di duro coto, perché siccome soffre il mal di mare, più che un aiuto è un peso. Il ragazzo è molto contento perché è curioso di astronomia e rimane per qualche anno discepolo di Tito Brahe. E qui c'è tutta la spiegazione e qui impara molte cose. Però la spiegazione della teoria copernicana arriva dopo. Il ragazzo torna a casa dopo diversi anni e tutto entusiasta racconta alla madre tutte le cose che ha imparato. E la madre gli dice: guarda, io lo so già, queste cose io le conosco perché sono una strega, perché io ho questa capacità di evocare i demoni, sono dei demoni buoni, i quali possono muoversi nello spazio rapidissimamente e possono arrivare sulla Luna. E c'è tutta la descrizione quindi della Terra vista dalle creature lunari, e viene, si descrive il clima, com'è la geologia, eccetera, eccetera. E qui lo scienziato espone la teoria copernicana, perché in realtà dalla Luna si vede Volva, che è la Terra, la si vede muoversi, la si vede con una parte in chiaro e una parte in scura, e quindi questa è la parte, diciamo, più, fra virgolette, scientifica. Il racconto finisce con Keplero che si risveglia improvvisamente perché c'è una tempesta fuori e lui si trova avvolto nella coperta. Questa storia viene poi, diciamo,
è stata poi, si può dire, elaborata da Keplero aggiungendo moltissime note, però questa è la sua struttura. Ecco quindi che abbiamo uno scrittore che da darwiniano scrive delle favole, e abbiamo un grande scienziato che scrive uno splendido racconto, però rimangono, è come se però all'interno del mondo scientifico questo modo di scrivere, narrare di scienza fosse sempre tenuto in secondo piano. Invece al momento, lo dico anche a tutti voi che siete ragazzi, chi di voi è portato per scrivere o per disegnare, usare qualsiasi tipo di tecnica, ma che scrivere però è molto bello, questo almeno per me, usatelo, perché è, secondo me è uno dei modi per trasmettere le cose che ci vanno o non ci vanno bene. Fra l'altro faccio una parentesi, dovrebbe essere qui a Foligno questo libro che ho appena scritto, che è appena uscito, Tre fiabe sulla scienza, e sono tre fiabe commentate poi da degli studiosi come Vallotti, Gara, Minnelli, Boncinelli, eccetera, e Aldo Fasolo, che trattano di genetica, epigenetica e di un esperimento fatto in Russia sulle volpi argentate, che i protagonisti sono animali. E chiudo questa parentesi. Vediamo se ho tempo, perché qui volevo finire questo discorso accennando a un ultimo aspetto che per me è importante. La fiaba, la favola, questo modo di raccontare orale è antichissimo, appartiene alla famiglia del mito. Molto spesso, ecco, facciamo una parentesi, cos'è il mito? È un sistema di credenze attraverso il quale le varie comunità nel corso del tempo hanno cercato di dare un ordine al mondo esterno, quello della natura, e al mondo interno, le passioni, i sentimenti, i contrasti, e anche un certo ordine sociale alla comunità, nella comunità in cui vivevano. Quindi il mito è molto importante. Ci sono stati studiosi che hanno recuperato questo aspetto di noi umani, come, non so, Giambattista Vico, piuttosto che James Fraser, se qualcuno ha letto Il ramo d'oro, è un bellissimo raffronto di tantissimi miti e tradizioni che si confrontano. Però per entrambi il mito era un di meno rispetto alla scienza, cioè era un gradino più basso, un pensiero bambino per Giambattista Vico, piuttosto che per Fraser era un insieme di riti e superstizioni. A mio parere il discorso razionale, logico, conoscitivo e di curiosità, quello che ci offre la scienza, e quello più evocativo, più emotivo, esistenziale, che ci offre il mito, con tutte le sue filiazioni, quindi anche la fiaba, la favola, eccetera, sono due linee parallele. Alle volte si scontrano, alle volte si incontrano, alle volte semplicemente esistono, perché noi siamo fatti di tante parti. Quindi questo è importante, e non c'è tempo di vedere nel dettaglio un confronto fra un grande mito è una fiaba, però vi accenno un po' agli elementi comuni. Il mito è quello di Eros e Psiche, e la fiaba è La Bella e la Bestia, di cui avete visto anche uno spezzone. Che fra l'altro La Bella e la Bestia come fiaba è diffusissima in tutto il mondo in moltissime forme, perché evidentemente certi temi e certe esigenze profonde, esistenziali, che l'umanità ha avuto, ce l'ha e l'ha avuta indipendentemente da spazi e luoghi, perché gli apparteneva. Gli elementi comuni quali possono essere? Psiche è una ragazza, una giovane fanciulla, una delle tre sorelle, la più bella delle tre, la più buona, la più gentile, eccetera, eccetera, e anche la più ingenua. Eros è il figlio di Venere. Venere è gelosa di questa ragazza perché sembra più bella di lei. Allora manda suo figlio perché con una freccia possa far sì che si innamori di un mostro o comunque di un uomo brutto. Eros la vede e si innamora.
la prende, la porta nel suo regno, e nella sua dimora, però gli dice: io tu non cercare di vedermi durante il giorno, tu non puoi vedermi, possiamo solo amarci. E così va avanti per diverso tempo. Però la fanciulla, pur vivendo bene, ha un po' nostalgia della famiglia e quindi vuole risentire le sorelle, le quali sono invidiose della sua fortuna e gli dicono: ma il fatto che tu non lo veda, forse lui è un mostro, forse è una bestia. Lei, un po' presa anche dalla curiosità, una notte va a vederlo con una luce e vede che è un bellissimo ragazzo. Lui però si sveglia, è molto deluso perché dice: tu non hai avuto fiducia in me, e sparisce. E lì inizia la seconda parte della storia di Psiche, che deve superare delle prove durissime, tre prove in cui è aiutata da animali e da piante, e l'ultima prova viene aiutata da Eros in persona, il quale l'ama ancora e si accorge che, insomma, la perdona, ecco, ha fatto sì uno sbaglio, ma non importa. E la Bella e la Bestia è un po' sulla falsa riga di questo. Che quale può essere il suggerimento? Il suggerimento è che l'amore, che pur nasce così spontaneo fra i due ragazzi, per poter crescere, come tutte le cose vere della vita, deve evolversi, deve essere dinamico, quasi se si ferma. Allora l'aspetto spirituale, perché Psiche vuol dire simbolicamente l'anima, a contatto col corpo, con la corporità di Eros, deve saper accettare anche la possibilità che lui possa essere mostruoso, cioè che ci siano delle cose che a lei non vanno bene, che le aspettative non corrispondano nella realtà concreta della persona. E Eros, che è la passione irruente fisica, deve farsi spirituale, cioè deve rendersi conto delle sue emozioni e saper perdonare, e saper comprendere, e saper farsi amare. Ecco che quindi nel mito e nella favola ci sono questi elementi comuni che suggeriscono delle cose. Questo è un po' il valore profondo, secondo me. Suggeriscono a seconda di quello che per noi è importante. Quindi la fiaba non solo è sempre esistita, ma secondo me proprio esisterà ancora. Anche se oggi, come ci diceva appunto Stevenson, con il mondo più complicato e il mondo, fra virgolette, con più conoscenze scientifiche, sarà più intellettualizzata, non sarà più così semplice come quella di allora. Questo non significa che non abbia e non possa avere per noi un significato maggiore. Quindi ragazzi, mi raccomando, se avete voglia, non cercate di scrivere, eccetera, lasciate andare le cose, nel momento giusto vengono fuori da sole. Ok, io vi ringrazio, grazie a tutti. Anche sul rapporto tra appunto tra fiaba e scienza, è uno stimolo interessantissimo. Ma di sempre collegarsi in un certo qual modo alla struttura scientifica? No, perché questa è una cosa molto interessante e molto rara, lo dico anche sia da scienziata che da attrice. E collegare le due strutture psichiche è abbastanza difficile, cioè la fantasia e la razionalità. Quindi qui abbiamo un esempio molto, molto interessante. Andrebbe approfondito, insomma, questo argomento. Le poesie, che poi sono dei poemetti, quindi sono storie scritte in modo lirico, sono ermetiche, cose di questo genere. Il titolo del libro è Passioni Pietro dell'amore. Quindi sono quattro stagioni, quattro momenti, quattro storie attraverso a cui si dipana proprio il discorso dell'amore. Il primo presenta l'estate, Cleopatra,
una clopata però vista in un modo diverso da, fra virgolette, l'immaginario maschile. È una donna complicata, è anche una donna, non è solo la grande regina, la grande icona della libera sessualità, è una donna che ha la sua dignità e anche, come si può dire, i suoi aspetti oscuri, perché è donna di potere. E quindi questi poemetti invece trattano attraverso poi il mito, perché all'interno ci sono appunto dialoghi con personaggi mitici, quindi questo è l'altro filone. Ragazzi, lo so che rompere il ghiaccio è duro all'inizio, però se qualcuno di voi così a ruota libera vuole chiedere, fatelo. Silenzio. Spero che comunque le fiabe e le favole in generale non siano soltanto per voi un ricordo dell'infanzia, eccetera, che siano qualcosa che ha un senso anche oggi. Questo mi auguro. Punto, nessuna discussione, penso che si può chiudere quindi la conferenza, vi ringraziamo. Qualcuno vuole dire cosa? No. Buongiorno, salve. Vorrei sottolineare che già Galileo metteva in evidenza i due linguaggi, il linguaggio matematico, quello del mito allegorico che si trova nella Bibbia, e quindi tentò insomma di conciliare due strade apparentemente antitetiche, in qualche modo comunicare, no? Ovviamente nel caso di Galileo c'erano anche delle motivazioni storiche, però effettivamente già egli tentò di sottolineare questo aspetto. Sì, effettivamente gli antichi, tra l'altro, in generale, a parte il dialogo sui massimi sistemi, eccetera, quindi il dialogo, perciò già siamo nell'ambito più della narrazione, già loro lo facevano. E poi, secondo la mia impressione, è successivamente, non so, nel corso soprattutto del Novecento, che si è un po' persa questo aspetto del narrare anche la scienza attraverso le storie, perché Galileo ha fatto, anche se qui siamo sul piano narrativo ma più strettamente filosofico, però la narrazione rimane. Io ho scelto queste perché sono un po' meno note e poi perché sono proprio fiabe, mi pare, per quello che l'ho scelto, però hai perfettamente ragione. Grazie di nuovo, altri interventi? Quindi io mi raccomando di leggere innanzitutto Stevenson e ringrazio anche Roberto per la quinta dottoressa per avercelo segnalato. Questi due sono interessantissimi, questi due nuovi racconti, quindi pubblicati nel 2005. Quindi leggete Stevenson e riflettete su questi argomenti. Grazie e buona giornata. Al prossimo incontro.